Benvenuti alle ultime notizie sportive di oggi. Il calciomercato si avvicina e le squadre sono pronte a mettere a segno i colpi per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Tutte le squadre stanno cercando di sfruttare la sosta per i mondiali in Qatar per provare a centrare i giusti rinforzi in vista della seconda parte di campionato. In Italia sia Milan che Juventus guardano con attenzione alla sessione di calciomercato invernale per cercare le giuste pedine per rinforzare le squadre a disposizione di Pioli ed Allegri. Un affare di mercato di gennaio riguardante la Juventus potrebbe rappresentare un regalo nei confronti del Milan. Calciomercato Juventus, quali affari in vista di gennaio? La Juventus ha impostato un nuovo ruolo da alcune giornate con Allegri che sembra aver trovato la quadratura del cerchio nelle ultime settimane. I bianconeri difendono infatti con tre centrali e durante il calciomercato di gennaio potrebbe arrivare un colpo proprio per rinforzare il reparto difensivo. Da capire tra l'altro il futuro di Leonardo Bonucci che sta trovando sempre meno spazio alla corte del tecnico livornese. Il giocatore della nazionale italiana piace tra l'altro a molte bighe europee e potrebbe scegliere di andare a giocare all'estero per provare una nuova avventura in carriera. Proprio in questo senso va visto l'interesse da parte dei bianconeri nei confronti di un centrale di esperienza internazionale. Calciomercato Milan, la Juventus può fare un regalo ai rossoneri. La Juventus avrebbe messo nel mirino Davinson Sanchez, centrale colombiano del Tottenham che non ha sempre trovato spazio agli ordini di Antonio Conte. Il difensore potrebbe rappresentare un rinforzo di livello internazionale per Massimiliano Allegri che sistemerebbe così il suo reparto arretrato. Un'operazione che indirettamente andrebbe a favorire il Milan che a febbraio se la vedrà contro gli Spurs negli ottavi di finale di Champions League. Un colpo che andrebbe ad indebolire la rosa a disposizione di Antonio Conte anche se l'ex CT della nazionale ha tutta l'intenzione di regalare qualche colpo alla sua rosa in vista della seconda parte di stagione. Per quello che riguarda i possibili acquisti del Milan, si continua a seguire con attenzione quella che è la situazione di Ziyech al Chelsea. Il marocchino piace molto a Stefano Pioli che lo vorrebbe per la propria fascia destra d'attacco andando ad aumentare il tasso tecnico del proprio reparto avanzato. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.